Siamo in piazza Galimberti dove sta andando in scena questa bella iniziativa, controlli, screening cardiologici gratuiti. Ecco, intanto le chiedo come è partita questa iniziativa e come poi si è sviluppata, quali sono gli obiettivi. Abbiamo la fortuna di ospitare per 3 giorni a Cuneo il Jumbo Track della Fondazione Nazionale per il Tuo Cuore. È la fondazione della società scientifica che raccoglie tutti i cardiologi italiani. È un'iniziativa voluta dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un'iniziativa volta a ridurre la mortalità cardiovascolare. Questo track girerà nelle più importanti città italiane. In Piemonte farà solo 2 tappe, Cuneo e Casale, dove ci sono delle cardiologie molto prestigiose. L'idea qual è? L'idea è fare dei controlli per sensibilizzare la popolazione e ridurre la mortalità cardiovascolare. I controlli consistono in un elettrocardiogramma, valutare la glicemia, il colesterolo, quindi andare a valutare il rischio cardiovascolare di ogni singolo individuo, consegnare questi valori all'interno di quello che noi chiamiamo il bancomat, cioè una tesserina che è leggibile in qualunque computer che il paziente può portare con sé, quindi può essere letto anche in un'altra città, in un altro ospedale, ma soprattutto serve a fotografare il rischio cardiovascolare per dare gli strumenti alla popolazione per ridurre il rischio cardiovascolare. E la risposta è subito ottima da parte dei cittadini, non so se neanche lei si sarebbe aspettato un successo del genere, c'è una coda abbastanza lunga oggi la prima mattinata di questa iniziativa. La risposta è entusiasmante, devo dire che sono molto contento. Io sono arrivato sul track alle 9:20, il track apriva i battenti alle 9, sarà aperto dalle 9 alle 19 tutti e 3 giorni. Alle 9:20 c'era già una lunga coda che occupava mezza piazza Galimberti, la coda è ancora molto lunga, chiaramente ci si può spalmare perché 3 giorni sono lunghi, ma c'è tantissima gente e questo per noi è importante perché noi vogliamo sensibilizzare sul rischio cardiovascolare, quindi più gente ci sarà, più saremo contenti.